appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono aggredite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Ed ora alziamoci in piedi per ascoltare gli inni nazionali. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? In una partita come quella di oggi, credo un difensore, credo Pepe, un personaggio che sicuramente non passa inosservato, un po' eccentrico, ma che sa difendere come pochi, senza fronzoli ed è dotato di una grande velocità. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. Florenzi, Barella, Florenzi, proprio come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. João Cancelo, Diogo Jota, si libera alla grande. Diogo Jota cerca il tocco filtrante. Suggerimento fuori misura questo. Intervento pulito e la sfera è ancora una volta la loro. La gioca a sinistra. Sulla fascia, è libero. Elegante. Ha spazio sulla fascia. Traversone in arrivo. Ed evita il gol. Immobile. Si iscrive al tabellino dei marcatori. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Che reazione! Ha letto la situazione e ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Gol! After 14 minutes is number 17, Ciro Immobile. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Danilo Pereira. Palla a Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Pallone morbido verso la fascia. La mette al centro. Ci prova con un pallone profondo. E passa! Ecco il traversone. Prova la conclusione in porta. Ottima la parata del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Insigne. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. João Cancelo. Ribalta il gioco sull'altra fascia. João Moutinho va alla ricerca di un compagno davanti. Pallone interessante in verticale. C'è Lorenzo Insigne. La mette in mezzo. Rui Patricio interviene comodamente. Bonucci.
Una serie di passaggi puliti, efficaci. Jorginho sulla destra. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Cross di Berà. C'è il colpo di testa. Supera la linea, gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. It's a goal, thanks to... After 33 minutes is... E si riparte da un vinto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Ottiene un buon calcio di punizione. Lancio lungo del portiere. Prova a darla profonda nello spazio. Fa tutto da solo e fa bene. Gran dribbling. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Riesce a mettere fuori. Grandissima lettura. Riconquista il pallone. Diogo Jota. Vede lo scatto e cerca la profondità. Berardi se ne va. Sceglie di andare per vie verticali. La difesa non si fa sorprendere e spazza. Passaggio sulla destra. Bernardo Silva. E passa. Prova ad andare via con eleganza. Qui cercherà il tiro. Buona l'opportunità con questo corner. Sceglie di battere corto. Traversone verso il centro. Incornata! Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Inizia adesso il secondo tempo. Florenzi. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Marco Verratti. Filtra la palla in profondità. Spinazzola. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Sarà calcio d'angolo. Jorginho. La gioca corta. La gioca all'indietro. Si libera la grande. Ci prova con un pallone profondo. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Bernardo Silva. Se ne va. Ci prova. E il portiere dice di no. Un passaggio. Altra occasione. E il pallone finisce in rete. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i compagni. Troppo, troppo spazio concesso. Non possono permettergli di arrivare libero in quella posizione. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Si ferma qui la manovra. Cerca l'uomo là davanti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Pallone interessante, in verticale. Cross in mezzo. Il
The attendance for this match was 70,987. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Diogo Jota lo sposta di peso e gliela porta via. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Jorginho deve solo tirare. Lorenzo Insigne ha messo alla prova il portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Non hanno perso tempo per recuperare palla. C'è il tiro! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Substitution on the field. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Errore clamoroso. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Bastoni. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cerca di lanciare il compagno. Grande giocata difensiva. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ecco Immobile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Lorenzo Insigne, palla al centro. Tenta di allontanare il pallone. La butta via, non trova altre opzioni. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Coming on the field is number 2. Danilo Pereira. Diogo Jota. Cristiano Ronaldo. Si libera la grande. Passaggio, prova il tiro. Ha segnato! Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. And he's done it! It's a goal thanks to after 86 minutes is hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Bernardo Silva! Grandissima lettura, riconquista il pallone. Se ne va. Palla a Danilo Pereira. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Si libera la grande. Two added minutes has been indicated. Occhio al traversone. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Danilo Pereira. Errore qui, pallone sprecato. Prova a darla profonda, nello spazio. Berardi. Hanno provato fuori di poco e arriva anche il fischio finale. Io credo che nessuno voglia mai arrivare ai calci di rigore. In questi momenti c'è tensione, stanchezza e anche un po' di paura di perdere. Gli allenatori dovranno essere molto bravi a capire chi se la sente davvero di andare sul dischetto. Ci vuole freddezza adesso. È arrivato il momento dei calci di rigore. 5 tiratori da una parte, 5 dall'altra. Porterà 1-0. Freddissimo, alle spalle del portiere. Va uno specialista, ma in queste situazioni più che la tecnica conta la testa.
Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Allungano, due gol di vantaggio. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Spiazza il portiere, insacca. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Stupenda parata del portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Tocca al terzo tiratore, siamo a metà della lotteria dei rigori. Palo! Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile, qui è stato davvero sfortunato. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Grande parata. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. A tre piedi, una grande occasione. Non va, manca l'appuntamento con la vittoria. Qui il portiere è stato fortunato, è stata una questione di centimetri. Niente da fare. Portiere spiazzato, ma la palla non entra. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Si muove deciso, punta la porta. Sì, un rigore che vale la vittoria. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati fino alla fine. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo.